noi ci battiamo per realizzare un'idea di patria meno elementare, meno fisica, meno geograficamente delimitata, un'idea di patria nella quale si può riconoscere soltanto, non soltanto per una comune origine, ma per un tipo di società. Un tipo di società basata sui principi fondamentali della Costituzione e sui principi fondamentali per i quali abbiamo combattuto la guerra partigiana. I principi della giustizia sociale, dell'uguaglianza, della solidarietà, della giustizia sociale, della pace. Questi sono i principi sui quali dobbiamo condurre la nostra battaglia. Sarà una battaglia dura. Sarà una battaglia che deve avere impegnati allo spasimo, perché abbiamo davanti a noi, forze molto pericolose, le grandi multinazionali, le grandi banche internazionali, le JD, Morgan. Abbiamo contro di noi la Confindustria, che ad un certo momento ha ritrovato anche loro, anche da uno spirito di voler votare per il sì, non si sa da che cosa. Abbiamo contro di noi tutti i grandi manager industriali, da Marchioni in avanti. Abbiamo contro di noi il nuovo presidente del Consiglio, lo statista di Rignano sull'Arno, che qualche mese fa invitava l'anno scorso gli italiani ad andare, a non andare a votare. Oggi invece li invita ad andare a votare perché spera che votino sì. Ma sappiate che noi batteremo questa, vinceremo questa battaglia soltanto se la combatteremo come il cuore, con quella tensione morale che noi, vecchi partigiani, siamo partiti giovani per le montagne con quella tensione morale dicendo dobbiamo vincere e se dobbiamo morire, moriremo con le dita negli occhi della Vassaglia.